Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Resterà in carcere Filippo Ferlazzo, il 32enne assassino dell'ambulante nigeriano Alika Ogorcheku a Civitanova Marche, quello che è successo per me già è una condanna. Ma per il GIP di Macerata è un soggetto violento e con elevata pericolosità sociale. Non pensavo di averlo ucciso, prima di allontanarmi respirava. È stata una disgrazia, una tragedia. Si è giustificato così davanti al GIP di Macerata che ha convalidato il suo arresto Filippo Ferlazzo, il 32enne di origine salernitana che venerdì scorso ha ucciso a Civitanova Marche Alika Ogorcheku, ambulante egiziano di 39 anni. Ferlazzo resterà nel carcere di Montacuto dove era stato condotto subito dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Al GIP Claudio Bonifazi ha detto quello che è successo per lui è già una condanna. Io mi sono difeso, mi aveva strappato l'orologio, abbiamo avuto una colluttazione perché aveva preso la mia ragazza per un braccio chiedendole qualche soldo. Allora gli ho detto, lei non la devi toccare, capito? E lì è cominciato tutto, ha raccontato. Tuttavia, lo stesso GIP nelle sei pagine del provvedimento, scrive che la legittima difesa viene contraddetta dalle testimonianze e dai video e ci sarebbero evidenti gravi indizi di colpevolezza, descrivendolo per di più come soggetto violento e con elevata pericolosità sociale, che può uccidere ancora, con un impulso immotivato mostrato nel reagire. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.